Se sei americano, questo è il posto giusto! Yeah! Ciao a tutti! E benvenuti su Due Cuori in K! Ma perché fai così? Che sono americano. Bravissima, questa americano, donna americano. si droga della mattina, perché la mattina la ragazza mangia bene, quindi è piena di energia e può fare la stupidina qua davanti a voi. Eh sì, oggi tutti gli americani dell'Etna saranno contenti, perché ultimamente, come vi abbiamo già detto, o forse no, a seconda di quando pubblicheremo questo video, perché ne abbiamo girati due o tre, quindi è due o tre video che vanno dicendo questa cosa, siamo stati sull'Etna, in campagna da noi, voi direte, ma in montagna? C'è una controversia aperta sulla questione. Comunque, nella nostra casetta di montagna barra campagna abbiamo raccolto un sacco di frutta, tra cui tantissime more, veramente buonissime. E allora io ho preparato per il mio amoruccio qua una colazione da favola. Sembrava, veramente ragazzi, sembrava una colazione uscita da un libro delle favole, da un'illustrazione, vedrete le no, favole? Da un libro di ricette, come sono belle! Le foto belle, però alla fine la ricetta poi viene una porcheria. Non poi è vero! Ma invece no, qui no! Quindi se siete curiosi, oggi vi proponiamo, meglio, pancake integrale alle more selvatiche. Ed ecco l'occorrente per i nostri pancake mele e more, pancake integrali mele e more, quindi 150 g di farina integrale, un bel cucchiaio di lievito per dolci, 100 g di more, 150 g di mele, un uovo, 20 g di zucchero di canna per il pancake e 40 g di zucchero di canna per la salsina d'accompagnamento, poi 300 g di acqua. Ci occorrerà anche un cucchiaino di olio di semi per la cottura e un goccino all'interno dell'impasto. Un cucchiaino di essenza di vaniglia, un pizzico di sale e, sempre per la salsina, un bel cucchiaio di miele. Delle more, i 100 grammi andranno 50 grammi nella salsina e 50 grammi nei pancake, mentre le mele andranno 100 grammi nei pancake e 50 grammi nella salsina. Cominciamo subito, prendete il frullatore. All'interno del bicchiere di un frullatore versiamo l'acqua, i 100 g di mela, che io spezzetto per fare in modo di essere certa che tutto frulli perfettamente, i 20 g di zucchero, che sono un cucchiaione, il pizzico di sale, il cucchiaino di essenza di vaniglia. Quindi prendo il cucchiaio di lievito, lo inserisco nella farina e lo mescolo un pochino e poi con un setaccio inserisco tutto nel bicchiere. Ok, a questo punto non ci rimane che frullare tutti gli ingredienti. La pastella è pronta, lasciamola riposare in modo che tutta l'aria salga in superficie. Bastano pochi minuti. Nel frattempo noi prepariamo la salsina di accompagnamento. Tagliamo a pezzettini le mele. Queste sono proprio melette di montagna, colte da me nel nostro giardino. Non c'è proprio niente dentro, sono proprio bio. Metto metà dei 100 g di more e aggiungo il rimanente zucchero e metto anche un 20 g d'acqua e mi sposto sul fuoco. Messo sul fuoco, lascio andare a fuoco alto. E poi, man mano che si ammorbidiscono, schiaccerò le mie more e farò diventare una sorta di marmellatina, ma non proprio una marmellatina, insieme alle mele. Nel frattempo sporco un'altra padella con dell'olio di semi, potete farlo anche col burro, ma proprio sporcarla e riasciugarla col tovagliolino di carta. Schiacciamo le more. Poi, dipende dalla dolcezza della vostra frutta, aggiungete più o meno zucchero. Questo non l'ho detto all'inizio, ma lo avete scontato. A questo punto, mentre tutto sul fuoco ha cominciato a prendere bollore, io aggiungo un bel cucchiaio di miele. Il mio è bio ai fiori d'arancio, ma
ci sta benissimo anche il millefiori. Voilà. Lasciamo stringere sul fuoco la salsina e lasciamo quindi ammorbidire anche le mele. Quando non ci sarà più tutto questo liquido, sarà pronta, quando sarà bella rappresa, spostiamoci a fare i pancake. Il fuoco sta andando sotto la padella bello vivace, abbassiamolo. I vapori che vedete sono la salsina che nel frattempo sta andando, e versiamo la nostra pastella. Mettiamo un pochino di pezzettini di mora, quella. Ok, la composta quando è così è pronta, può essere tolta dal fuoco perché è un po' liquida, deve rimanere perché deve fungere da sciroppo d'acero, diciamo così, per i nostri pancake. Bellissimo! Ok, quasi cotto. Lo tengo proprio poco dall'altra parte. E lo metto sul piattino. Non intermezzo nulla tra un pancake e un altro, perché poi la salsina che andiamo a mettere è very strong, quindi mi piace che stratifichi. Bene, e continuo così a fare tutti i miei pancake fin quando non sarà, l'impasto non sarà finito. Ci vediamo qui impilato e con la salsina sopra il nostro, i nostri pancake. Faglieli vedere, raga, che io giro l'altro. Guardate che bello, guardate che costruzione qua che c'è. E mi raccomando, brava, diglielo tu. Raccogliete la frutta in campagna se volete godere di queste bontà. Vedrete che anche integrali sono buonissimi. Buon appetito a tutti. Ciao. Allora è vero, sembrava una foto uscita da un libro di cucina, però questa volta la ricetta è anche venuta bene, bella e buona. Buone. E quindi, se siete stanchi del solito pane raffermo, latte e caffè, cappuccino, cornetto, brioche, che dir si voglia, provate questi nuovi pancake integrali, nuovi, te lo dico io. Non li ha fatti mai nessuno. Non lo so. Comunque sono dei pancake integrali molto buoni, arricchiti con questa salsina e mirtilli, piena di frutta. Una goduria pazzesca, e soprattutto, non so se avete notato, sono dei pancake senza burro, quindi anche la salute ha il suo buon perché. Dei mirtilli so good, come direbbero dalle loro parti. Ti lascio senza parole. Sei veramente un pancake poliglotta. Va bene ragazzi, allora adesso correte tutti a raccogliere le more, quindi subito dopo disinfettatevi le mani perché vi sarete tutti quanti graffiati. Ma che consigli dai? Ma che cosa stai dicendo? A me è successo così, dopodiché i rovi di more sono terribili, sembravano, guardate, ancora i graffietti. E comunque hai detto, certo, perché lavoro sporco in questa famiglia, lo devo fare io. E allora, porco in tutti i sensi, anche perché i rovi erano quelli del vicino. E allora, detto ciò, andate a provare i nostri pancake e diteci cosa ne pensate. Io sono sicura vi piaceranno un botto. E se vi sono piaciuti, mi raccomando, con un bel topping di mirtilli tutto colante e un bel pollice in su. Ma che scena, immagine raccapricciante. E noi ci rivediamo sempre qua. Sulle vostre tavole! Ciao!